Ho ricevuto l'invito, chiaramente ho immediatamente accettato perché l'ho trovata un'idea molto bella che riesce ad abbattere le barriere in maniera semplice, comunicando soprattutto ai bambini in una maniera che sia per loro la più semplice in assoluto, tramite un cartone. La capacità di abbattere le barriere, come dicevo prima, permettendo da un lato ai bambini che sono affetti da malattie rare, oltre a questa nello specifico, io insomma, mi riferisco più in senso ampio a qualsiasi genere di malattia rara che riguardi aspetti fisici o psicologici, di arrivare verso l'autoaccettazione, a non provare quella vergogna che purtroppo le anche piccole differenze spingono i bambini a trovarsi, e dall'altro lato però che permetta anche agli altri bambini di riuscire a comprendere. Ecco, io credo che questo metodo di comunicazione sia il più efficace in assoluto, perché riesce a coniugare questi due aspetti e a superare dei lati che sono profondamente difficili, soprattutto per i bambini, oltre che per le famiglie. Io immagino che in questo anno 2020, soprattutto, oltre che questo inizio 2021, nel quale il distanziamento ha fatto sentire ancora più in difficoltà le famiglie e i bambini con delle patologie, un'iniziativa come questa sia un bel simbolo anche sul fronte della ripartenza e della ripresa di questo paese, una ripresa che dal mio punto di vista deve essere affrontata con la sensibilizzazione e l'educazione in particolare. Io penso che progetti come questi dovrebbero estendersi a macchia d'olio e diventare veramente il metodo tramite il quale arrivare a tutti con una comunicazione che sia efficace e bilanciata, in questo caso diretta ai bambini, quindi il cartone in assoluto lo strumento migliore, magari accanto ai libri delle favole. Dall'altro lato, per riuscire a raggiungere ragazzi con altri strumenti di comunicazione che possono essere i social efficaci, per riuscire tutti insieme ad includere chi ha questo tipo di difficoltà e farlo sentire parte effettivamente di una grande comunità, e quindi non sentirsi diverso, perché credo che questa sia la grande sfida. Quindi vi ringrazio tanto per l'invito e vi faccio i complimenti per il progetto.